Matteo Bifoni, sindaco di Prato ma anche presidente dell'ANCI Toscana, possiamo dire che è un ragazzo della Leopolda, uno cresciuto, nato e cresciuto politicamente proprio qui in questi 6 anni. Io sono uno di quelli che c'era qui fin dalla prima, perché ritengo la Leopolda qualcosa di interessante, di energico, qualcosa che poi alla fine i risultati parlano di una generazione che è passata dalla Leopolda, che magari ha avuto anche altre esperienze, ma che da qui è passata e che adesso governa il paese e governa tante autonomie locali. Perché la Leopolda è un momento di energia importante nella politica, manda segnali, manda contenuti, dà idee, fa proposte e secondo me serve, ecco, per chi ha la passione della politica. Renzi ha detto chi è in cerca di poltrone può anche tornare a casa. Questo è sempre stato un mantra costante della Leopolda, qui non ci si viene per farsi vedere, non è una passerella, ci si viene per condividere un'idea della politica e magari per condividere idee, proposte, progetti da poi portare nei propri territori, ma certo non è un luogo dove si cercano poltrone. Ha anche detto se non ci fosse stata la Leopolda io non sarei a Palazzo Chigi, se non ci fosse stata la Leopolda Matteo Bifoni non sarebbe sindaco di Prato? Non lo so, può darsi, non ne ho idea, diciamo il corso della storia non si cambia, però certo la Leopolda mi ha aiutato, non lo nego. Io qui ho maturato la mia decisione di appoggiare Matteo Renzi nel corso poi delle primarie e da sempre. Qui è nata, diciamo, e si è radicata la mia idea di un partito e quindi se io sono e ho ottenuto quello che sono riuscito ad ottenere è certamente anche grazie ai percorsi che qui dentro sono partiti, all'energia che questo posto mi ha dato e agli insegnamenti, alle formazioni che qui dentro sono arrivate. Poi io ho avuto la fortuna di avere anche altri momenti di formazione importante, ma certo per me la Leopolda è qualcosa di significativo.